Oltre al problema dei migranti, il fenomeno delle ondate di migrazione che ad Augusta non cessano, e proprio ieri nel TG della regione è stato intervistato il commissario Puglisi riguardo al disagio che stanno provando i minori al Palaionio. Augusta ha anche un altro problema, quello del personale civile che la Marina Militare svolge funzioni di pulizia all'interno della base, di tutte le varie articolazioni di Mare Sicilia, dappertutto ad Augusta e non soltanto, anche nelle aree limitrofe, Cava di Sorciana a Meridio e in altre aree di pertinenza di Mare Sicilia. Qual è la questione? In seguito a quella sciagurata, disgraziata, possiamo dire così, crisi che sta investendo tutta l'Europa e l'Italia, e al fenomeno della spending review, cioè della revisione di spesa, la Marina ha previsto tagli dappertutto, del personale militare e civile, tagli ai fondi anche per questi lavori di pulizia, e quest'ultimo fatto sta investendo i lavoratori di un'azienda che si occupa da anni della pulizia in Sicilia e anche in Calabria. Ad Augusta sono 50 lavoratori che nei giorni scorsi hanno fatto parlare anche le cronache dei giornali locali, perché hanno scioperato per rivendicare i loro diritti, hanno soltanto ormai praticamente neanche il minimo salariale dal punto di vista economico, pochissime ore, in contrasto con quanto prevede la legge dello Stato, che prevede cioè uno standard di ore da svolgere ogni giorno. Adesso abbiamo notizie, diciamo così, positive, nel senso che hanno sospeso lo sciopero per pochi giorni, almeno nella speranza che ci sia una risposta positiva da parte dei comandi, degli alti comandi di Roma. L'ammiraglio Camerini, che comanda Mare Sicilia, ha dato loro in qualche modo una possibilità, in ogni caso con lui hanno interloquito, ecco, in questo senso. Allora abbiamo qui due signore che sono coinvolte in questa vicenda dolorosa, perché certamente si parla di sopravvivenza, si parla di lavoro, il lavoro è quello che ci dà la dignità di esseri umani, e quindi allora voi fate capire bene, voi siete al minimo, perché la ditta ormai vi sta mantenendo, diciamo così, perché non vuole licenziare in quanto ha ridotto, ha avuto i fondi al lumicino, è così? Esattamente, praticamente attualmente ci troviamo col taglio del 50%, cosa voglio dire? Che su un contratto di 80 ore il lavoratore ne lavora soltanto per 40. Allora significa che voi avete avuto una riduzione di stipendio, non è solo di ore, no? Esattamente, sia di stipendio e ovviamente di ore lavorative. Ora, fino a oggi diciamo che purtroppo siamo stati costretti ad accettare, perché nonostante i nostri scioperi o comunque manifestazioni, alla fine il succo è stato sempre quello, accettare le loro disposizioni. Però dal mese scorso praticamente è giunta notizia dal Ministero che sarebbe stato fatto un ennesimo taglio del 16%. Precisamente. C'è ancora una riduzione rispetto. Quindi ci saremmo trovati al 66% di taglio. Addirittura ci sono miei colleghi che lavorano per un'ora e mezza al giorno. Non le lascio immaginare, insomma, nemmeno il tempo di prendere la macchina, arrivare al posto di lavoro e ritornare a casa. È una cosa abbastanza significativa, anche da questo punto di vista. Stupida. E quindi ovviamente a questo punto noi ci siamo fermati con i nostri responsabili sindacali, con la nostra responsabile, con la nostra stessa ditta, ecco, che perché, per carità, sì, la nostra ditta ci sta vicino, perché non vuole assolutamente mettere ancora noi a disagio con questa situazione, anzi ci sostiene, non vuole arrivare al punto di licenziare, ecco. Ok? Nemmeno, tantomeno l'ammiraglio Camerini è venuto contro noi, anzi cerca in tutti i modi di trovare una soluzione, ha contattato comunque il Ministero, Roma, ha cercato di trovare una soluzione, e esattamente oggi abbiamo avuto notizia tramite i sindacati che comunque a Roma si sta lavorando su questo discorso. E per adesso diciamo che abbiamo deciso tutti insieme, insomma, sindacato, responsabile della ditta e tutti i miei colleghi, di sospendere questo sciopero e aspettare
fino a lunedì o martedì di ottenere almeno una risposta, nella speranza che sia positiva. Se questo non fosse così, ovviamente noi ci muoveremo in maniera ancora più profonda, comunque concreta di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, questo è poco ma è sicuro. Qual è la vostra idea di lotta per poter ottenere i vostri risultati, quelli che a cui voi aspirate, volete, insomma, volete raggiungere? Ma l'obiettivo è quello di mantenere l'occupazione, penso che è un dato di fatto. Qui stiamo lottando per un pezzo di pane e per un posto di lavoro, perché ci è stata tolta dignità, ci è stata tolta qualsiasi cosa, ma stiamo lottando per non farci togliere il posto di lavoro. Quindi, siccome io penso che le parole dell'ammiraglio Camerini abbiano un valore non di poco conto, per cui ci stiamo fidando in maniera inesorabile di quello che ci ha detto e ci ha fatto pervenire attraverso i sindacati, aspettiamo delle notizie concrete, ma credo che se non dovessero essere positive già da lunedì, la lotta sarà molto ma molto più ferma, molto più... Cioè, in questo momento voi per diversi giorni non avete lavorato, avete lasciato, cioè, la pulizia, la sporcizia aumentare, in questo senso, vediamo un po' di capire bene le cose. Se voi vi asterrete completamente, nessuno farà le pulizie, quindi no... Non... Questo non abbiamo la certezza che le pulizie vengano completamente disattese, cioè da parte nostra siamo tutti fuori, ad unanimità proprio, fermi, e non avverrà una forma di pulizia, però noi pensiamo che da parte del Ministero possano arrivare anche delle direttive specifiche che possono permettere anche ai militari stessi di essere sottoposti a pulizie, che non saranno mai le pulizie che effettuiamo noi, perché il nostro è un compito ben dettagliato, definito e preciso, anche a livello di norme di HCCP presso mense e cucine. Cioè, voi siete vaccinati, siete in questo senso? Presso Marinferm effettuiamo delle pulizie in maniera profonda, diversificata rispetto agli uffici, perché presenza di ambulatori particolari, pertanto. Quindi non penso assolutamente che i militari potrebbero arrivare a risolvere il problema, perché comunque ci sarebbe una forma di degrado. La sua collega ha detto che la ditta non vuole licenziare nessuno. Riesce a far questo, a mantenere, diciamo così, tutti voi in questa situazione? Però siete pagati praticamente in maniera irrisoria, giusto? Sì. Io rappresento il consorzio Conesp, sono la loro responsabile e le posso garantire che avere il consorzio Conesp in questo momento è solo una grande fortuna, perché un'azienda come rappresentata dal dottor Esposito, che praticamente convoca me e il rappresentante sindacale ed esprime con occhi lucidi: non ho la minima intenzione di effettuare 15-20 licenziamenti, perché mi rendo conto di contribuire a questa crisi lasciando altri 14 padri di famiglia per strada, pertanto si sta ripromettendo con tutte le forze di collaborare con i sindacati e con l'ammiraglio Camerini affinché si possano sensibilizzare le coscienze al Ministero. Ecco, per dirla proprio in maniera cruda, quanto, in questo momento voi quanto guadagnate e quanto portate a casa? Io... Lavorando un'ora e mezza al giorno, no? C'è gente che lavora per molto meno, le posso garantire. Io consegno buste paga che vanno da 230 euro a 700-800 euro con 5 figli a carico. Questo al mese, naturalmente. Allora, chiudiamo con queste testimonianze di queste due signore. Di fronte a una situazione del genere, noi non possiamo fare altro che ovviamente solidarizzare con questi lavoratori in lotta e sperare che l'ammiraglio Camerini possa portare risposte positive. Siamo però sgomenti come cittadini di fronte a situazioni del genere, quando vediamo invece che ci sono la regione siciliana che acquista auto blu che costano 300.000 a vettura, ci sono altri enti che aumentano gli stipendi ai loro dipendenti, e ci sono anche casi come quello della signora a Roma che aveva 1.200 appartamenti e non aveva mai pagato la tassa su questi appartamenti al Comune di Roma, a cui aveva affittato gli stessi appartamenti per ospitare le persone che avevano bisogno. Quindi, ecco, questa è la situazione. Speriamo che almeno questo problema d'Augusta possa essere risolto. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese,
o chiamando al numero 329 37 64 993.